Paesaggi di gusto, amici cari, ben ritrovati in nostra compagnia. Oh, che bello, ho una bella signora al mio fianco, che si chiama Ilaria Campagnola. Ilaria, io faccio finta di non sapere nulla, spesso lo faccio. Intanto, che comune, che provincia abbiamo raggiunto? Siamo nel Veneto, provincia di Verona, Marano di Valpolicella, sulle colline più alte della Valpolicella. La Valpolicella quante valli comprende? La Valpolicella comprende 5 comuni, 5 valli, dislocate tra il centro di Verona, la zona pedemontana e il lago di Garda. Verona, la città dell'amore. Però noi siamo qui per parlare di grandi vini, di vini del territorio, di un terroir che si diversifica, perché qui non sembra, ma ad ogni appezzamento, ad ogni ettaro, ad ogni particella di collina cambia tutto. Sì, noi veneti siamo sempre molto orgogliosi del nostro individualismo e ci piace sempre cogliere le particolari, sì, fragranze che nascono anche solo da un versante all'altro della valle. In particolare, ad esempio, il sentore che dà un vitigno particolare, la Molinara, che cambia la sua aromaticità da pepe nero su un versante a pepe verde sull'altro. Ecco, hai detto Molinara, quali sono i vitigni importanti di questa terra? Noi abbiamo l'obbligo di utilizzare 5 vitigni, i nomi sono Corvina, Corvinone, Rondinella, Oseleta, che è un vitigno autoctono, e tutti sono vitigni autoctoni, ma l'Oseleta in particolar modo, e la Rondinella. Senti Ilaria, prima ancora di parlare dei vini, io vorrei parlare di quella che è la vostra mission, cioè mi spiego, voi siete una realtà non grande, piccina, una realtà agricola chiaramente, che curate in modo particolare l'ospitalità con gli stranieri, cioè avete piacere di avere i clienti che vengono a trovarvi in cantina, degustano i vostri vini, stanno con voi, comprendono che insieme al lavoro c'è una famiglia, c'è dell'amicizia e vivono delle giornate meravigliose con voi. Sì, è un concetto tutto italiano, veneto, ma prima di tutto italiano, dell'accoglienza, dell'ospitalità, del saper fare, dell'artigianalità, tutto quello che noi rappresentiamo nel mondo. Vedo 5 bottiglie, dai, velocemente i vini che producete. E ovviamente Valpolicella è Valpolicella, Ripasso e Amarone. Sono vini della tradizione, sono vini conosciuti in tutto il mondo, sono vini che hanno anche una caratteristica tecnica di piacevolezza immediata, quindi molto riconoscibili, molto facili da bere, con una sorta proprio di upgrade delle stesse aromaticità, perché comunque fatti tutti e tre con gli stessi vitigni, quindi i sentori che si riconoscono. Si parte dal primo, che è il Valpolicella classico, il Valpolicella classico superiore, il Ripasso e l'Amarone, dove proprio abbiamo un'esplosione di tutte le nostre aromaticità. In altri appuntamenti entreremo più nel dettaglio tecnico, oggi invece è bello parlare, diciamo, più dal punto di vista lurico, però l'Amarone rimane un biglietto da visita enologico per l'Italia. Sì. Dai, 15 secondi, perché abbiamo un regista che ci dà dei tempi proprio molto stretti, l'Amarone. L'amarone, a me piace sempre dire, ricordiamo la parola da dove nasce, amarone, amaro, questa sua capacità di essere un bellissimo connubio, dolce, entra in bocca dolce, ma poi quando il vino va giù, torna indietro questo gusto di amarotico che alla fine crea un vino molto equilibrato, molto elegante, perfetto, perché non senti più né il dolce né l'amaro, senti solo l'eleganza, la bellezza del vino. Io ti ringrazio tantissimo, come ringrazio l'attenta regia di Pietro Marcellino. Beh, i viaggi, i percorsi, gli appuntamenti del gusto comunque dell'Italia che piace. Siamo tornati in Veneto, in Valpolicella, per parlare di grandi vini, ma soprattutto di una grande famiglia che produce col cuore e che vuole far conoscere il proprio lavoro al mondo. Alla prossima puntata.